Matteo Fiorin, Cicli Fiorin, da primo anno grande vincitore della cronometro, della classifica assoluta della cronometro qua di San Pellegrino, una grande prestazione la tua, immagino che sei contento. Sì, molto contento, soprattutto perché nel pezzo finale facevano molto male le gambe, ma sono riuscito comunque a tenere e riuscire a stabilire il miglior tempo nella classifica assoluta. Come hai impostato questa prova e dove credi di essere riuscito a fare la differenza? L'ho impostata menando a tutta dall'inizio alla fine e sono riuscito a guadagnare quei pochi secondi, secondo me, nell'ultimo pezzo, negli ultimi 200 metri della crono. Tu sei il campione italiano della categoria su strada, un'altra bella vittoria in preziosa della tua stagione, a chi la vuoi dedicare? A tutta la famiglia, mamma, papà e Filippo Borello. Andrea D'Amato, Team Giorgi, come un anno fa vincitore della cronometro qua di San Pellegrino, un'altra grande prestazione, immagino che sei soddisfatto. Sì, soddisfattissimo perché già averla vinta per due anni consecutivi, oggi ripetermi è stata una bella emozione e sono arrivato qua già convinto di far bene e di abbassare il tempo che ho fatto negli anni scorsi. Una lotta tutta in casa, anche perché da battere c'era il tuo compagno Mattia Sbaccia, che in questo periodo sta davvero andando fortissimo, quindi ancora più complimenti per te. Sì, questo periodo è in ottima forma e quindi ancora più contento per avergli messo la ruota davanti e niente. Dedica per questa vittoria. Dedicava a tutta la mia famiglia, al mio direttore sportivo Leone Malaga e al presidente.